Bentornati alla La Wine. Oggi parliamo di pizza e questa volta lo facciamo mettendo le mani in pasta e lo facciamo con Paolo Pannacci. Negli ultimi mesi, insomma, si sono moltiplicate le serate a casa e gli italiani hanno riscoperto la passione della cucina e sicuramente la pizza non può essere uno di quei piatti che manca, no? Nelle nostre serate casalinghe. Però farla buona, farla digeribile, non è semplice. Quali sono i trucchi per fare una buona pizza a casa? Partiamo dall'ingrediente principe che è la farina, ok? La farina nella nostra pizza digeribile deve essere assolutamente con delle parti cruscacee, quindi non una farina raffinata. Diciamo che possiamo in questo caso, no, unire ad una farina raffinata, ad una 00 bianca, una piccola percentuale di farina integrale. Non so se la vedete, la differenza, no? La parte cruscacea, che è importantissima per la digeribilità, no, della nostra pizza. Meglio ancora se macinate a pietrino. Quindi caratterizziamo così anche la nostra pizza a livello di gusto e anche di fermentazione barra lievitazione. 00, no, meglio di tipo 1, tipo 2, magari perché no anche tutti integrali, anche se fare un impasto con farina completamente integrale può sia non piacere troppo nel gusto che essere più complicato. Perché? Il secondo aspetto di cui voglio parlare oggi è la maglia glutinica. Quindi, come si fa un buon impasto? Si fa preservando quello che in gergo si chiama maglia glutinica. È una maglia, è un intreccio, no? Di due proteine, perché, come voi ben sapete, il glutine non esiste in natura, no? Il glutine è un qualcosa che si forma grazie all'unione di due proteine che sono esistenti nella farina, no? Queste due proteine cominciano a legare per effetto dell'acqua, quindi grazie all'acqua si uniscono tra di loro e creano il glutine. Se riuscite a vedere, questo è un impasto fatto ieri, dove vedete, no, che la parte cruscacea è abbastanza evidente, ricca di fibra, quindi caratterizzata a livello nutrizionale e di gusto come impasto. Possiamo vedere come la lievitazione, la consistenza di questo impasto, la fermentazione, ok? L'aumento di volume e come anche l'elasticità che dicevamo prima, no? Con l'azione meccanica di impastare, noi creiamo questa maglia glutinica, questa struttura così legata che difficilmente, a meno che non la maltrattiamo, si va a strappare. Quante ore hai fatto lievitare la tua pizza? Questo impasto qua ha fatto 18 ore a temperatura controllata di 4 gradi. Quindi ci Allora, consiglieresti a casa quanto tempo farla lievitare? io consiglio un tempo che non sia mai inferiore alle 6 ore, ma il tempo di fermentazione dipende dalla temperatura a cui io mantengo il mio impasto, dipende dalla quantità di lievito che io inserisco nel mio impasto e dipende anche dalla farina che io sto usando, perché non tutte le farine sono uguali. Si può vedere dalla confezione dove c'è scritto proteine, quantità di proteine. Lì si vede se una farina è forte o è debole, dal numero di proteine che è contenuta all'interno. Quindi per le lievitazioni lunghe sono adatte farine forti. Quanto alta stendi la tua pizza? Una pizza al piatto, stendo il mio disco a una superficie calcolabile in millimetri, veramente, con magari un bordo un po' più pronunciato, quindi sto attento nella stesura a portare, no, l'anidride carbonica che si è creata all'interno della mia pallina da pizza, portandola verso l'esterno, cercando di stirare la pasta, non stressandola troppo, perché torniamo al discorso che facevamo prima della maglia glutinica, no? Una volta creata questa maglia glutinica, dobbiamo cercare di preservarla fino a che non andiamo in forno, no? Fino alla cottura. Quindi come manipoliamo il nostro impasto, no? Fa la differenza, perché se io manipolo in maniera troppo energica, la maglia glutinica rischia di strapparsi, no? Vedete questa struttura che se io maneggio in maniera sbagliata si strappa. Se questa anidride carbonica non viene trattenuta dalla maglia glutinica perché noi maltrattiamo anche nella stesura il nostro impasto,
quest'anidride carbonica fuoriesce e anche in cottura non abbiamo più quello sviluppo, quell'apertura del nostro impasto che poi crea leggerezza. Forno preriscaldato? E se sì, quanto? Sapendo che nelle nostre case raramente qualcuno ha il forno a legna, più probabile avere un forno elettrico o un forno ventilato. Se vogliamo fare una pizza al piatto, quindi una pizza stesa classica, la cosa migliore è trovare un piano preriscaldato, ancora meglio se refrattario, quindi fatto di un materiale che è quello dei mattoni, no? Quindi un piano di mattone refrattario, ben mettere dentro il nostro forno e alzare il nostro forno alla massima potenza e far riscaldare questa pietra, questo mattone, il più possibile. Se non abbiamo questo mattone va bene anche una teglia magari che, come dire, abbia le caratteristiche di, di una teglia antiaderente piuttosto di una teglia d'acciaio, perché l'importante in una pizza a piatto è l'accumulo di calore che io riesco a trasmettere al mio disco di pasta in maniera più veloce e più importante possibile. Quando la pietra è bella calda, io metto sopra la mia pizza prestesa e prefarcita, 4-5 minuti, dipende un po' dal tipo del nostro impasto, da quanta roba abbiamo messo sopra, la nostra pizza dovrebbe cominciare a crescere ed essere pronta. Viceversa, se facciamo una pizza in teglia, ogni misura ha una quantità di impasto ideale per quella teglia. Un'indicazione di massima sono 5 grammi per ogni centimetro quadrato. Paolo, gli errori da non fare che invece possono rovinare la nostra pizza. Parlando di farciture, sicuramente ci sono ingredienti che hanno bisogno di essere aggiunti alla fine della cottura e magari ingredienti invece che possono essere messi già subito in cottura. E quindi gli ingredienti che io vado a mettere anche in cottura dovranno essere ingredienti grossolani, quindi non troppo sminuzzati, perché meglio avere dei pezzi di mozzarella più grossi piuttosto che piccoli, perché sennò la mozzarella tende a bruciare. Olio solo a crudo a fine cottura? Ma anche un po' in cottura può essere aggiunto, perché comunque l'olio è un conduttore di sapori, è un conduttore di sapidità, è un conduttore di calore. L'ultima domanda, che cosa rende veramente indigeribile una pizza? Quando noi abbiamo fretta e facciamo l'impasto in maniera troppo veloce, non diamo il tempo ai lieviti di svolgere il loro lavoro, il loro compito, che è fondamentale, importantissimo. Paolo, io ti ringrazio, direi che oggi mangerai pizza, ci vediamo al prossimo appuntamento su uno dei piatti più tradizionali e conosciuti al mondo, Made in Italy. Grazie mille, buona giornata.